A breve uscirà il videocorso di econometria e l'80% del videocorso di econometria sarà su Stata. Quindi abbiamo deciso di far uscire un mini corso di Stata in modo tale che chi fosse alle prime armi con questo software possa fare questo mini corso per prepararsi, per avere un'introduzione al mondo di Stata e poi poter affrontare il nostro videocorso di econometria. Quindi io mi faccio da parte, do spazio a Emilio, che sarà, diciamo, l'esperto a cui ho chiesto di gestire sia il corso di Stata sia il corso poi di econometria. Quindi, bocca al lupo e buono studio. Ciao e bentornato al corso di Stata della LG Education. Oggi parleremo di sintassi dei comandi e dati. Quindi abbiamo visto nella prima parte un'introduzione al programma Stata, abbiamo visto la sua interfaccia, abbiamo cominciato un po' a esplorare i do file e i vari file che si incontrano, l'importazione dei dati. Siamo pronti per cominciare a conoscere un po' più da vicino il funzionamento dei comandi di Stata. Prima di tutto, cominceremo con, nella prima parte di questo argomento, andare a guardare i tipi di dati e di variabili. Poi passeremo appunto a vedere la sintassi generale dei comandi e dei tricks, dei trucchetti, e infine faremo una carrellata di comandi da sapere. Quindi cominciamo subito con i tipi di dati e di variabili che incontreremo lavorando su Stata. Per prima cosa diamo uno sguardo ai tipi di variabili che possiamo trovare all'interno di un file .dta. Questa è una prima distinzione che è basata sulla quantità di memoria che le variabili occupano all'interno di Stata. E qui abbiamo questa tabellina dove ti riassumo tutti i diversi tipi di variabili, ok? Cominciamo con il tipo float. Tipo float definisce numeri con la virgola a 8 cifre decimali in questo intervallo, quindi da meno 1,7 eccetera eccetera per 1038 a più 1,7 eccetera eccetera per 1038. Quindi è il default. Normalmente i dati, le variabili all'interno della memoria di Stata vengono salvate con questa tipologia. Che cosa cambia da un tipo all'altro? Appunto, la quantità di memoria che occupa nel disco di Stata. Più grosse sono le variabili, più è necessaria memoria, più Stata sarà lento nel fare i calcoli. Primo accorgimento. Sicuramente in un corso di triennale o anche in un corso di magistrale non si arriverà a lavorare con un numero di variabili tale da avere problemi di lentezza dei calcoli di Stata, però dipende anche dalla performance del tuo PC, quindi è buona norma salvare tutte le variabili nel modo più efficiente possibile, quindi salvando per ognuna solo lo spazio indispensabile, ok? Quindi per esempio è chiaro che una variabile byte, no? Che è un numero intero nell'intervallo meno 127, 100. Ok, quindi contiene i numeri con solo questo possibile range di valori. Chiaro che questo tipo di variabile, il byte, può anche essere salvato come float, cioè come numero con la virgola, ma se io so che una variabile assume solo valori interi, non con la virgola, è fino a un massimo di 100, non ho motivo di salvarla come float, perché mi occuperebbe un sacco di spazio in più, perché io salvo per ogni valore della variabile uno spazio massimo di 8 cifre decimali. Ok? E poi progressivamente aumenta il quantitativo di memoria occupato, quindi passiamo agli int, che sono sempre numeri interi, ma come vedi aumenta il range possibile. Abbiamo i long, ancora una volta interi, quindi come vedi abbiamo tre diverse variabili, tre diverse possibilità di archiviazione delle variabili quando sono dati da numeri interi. Però attenzione perché double non è incluso. Ok, poi abbiamo double. Abbiamo numeri con la virgola
Se prima il float era 8 cifre decimali, qui abbiamo addirittura a disposizione 17 cifre decimali in questo ampio range. In ultimo, ti segnalo queste due variabili, string e date, questi due tipi di variabili che non sono variabili numeriche. Quindi attenzione, come ti ho anticipato nella prima parte. Non mi ricordo se te l'ho anticipato, però te lo dico lo stesso. Stata lavora solo con i numeri. Quindi, se noi diamo a Stata delle parole, lui non è in grado di fare dei calcoli. Ok? Quindi, stringa seguito da questo hashtag, che sarà un numero, può essere 2, può essere 3, può essere 4, ti dice che quella variabile è una variabile che contiene solo parole. E il numero che sarà messo al posto dell'hashtag ti rappresenta il numero massimo di caratteri che puoi avere in quella variabile. Quindi, se per esempio hai una variabile che si chiama, non lo so, country, ok, dove all'interno ci metti i nomi degli stati, i nomi dei paesi europei, no? Dovrei mettere come numero massimo di str string, non so, 11, Lussemburgo 11 è un nome molto lungo di paese, dovresti mettere al massimo 11 spazi disponibili. E poi abbiamo le date, perché potremmo avere anche dei dati, diciamo, di tipo temporale. In questo caso, Stata ha un suo particolare modo di calcolare il tempo, quindi lui ha, ecco, una forma interna di linguaggio che ha una data di default, una data di inizio e un conteggio che parte ininterrottamente da quella data iniziale, da quel numero iniziale. Quindi lui ti dice la data, per esempio, 19 febbraio 2013, per esempio, è memorizzata in Stata come 19408. Ok, quindi a noi comunque non interessa perché ci basta avere la data in forma HRF e non si lavorerà con questi numeri, ma servono comunque a Stata per segnalargli che i dati con cui ha a che fare sono dati temporali. Una volta vista questa distinzione basata sulla quantità di memoria occupata, facciamo un ripasso generale sui tipi di variabili classificate in base alle caratteristiche e alla tipologia della variabile in sé. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando, ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via. Buona continuazione. Ciao. Cominciamo con le variabili categoriche. Qui riprendo un po' di concetti che discendono dalla statistica e che probabilmente già conosci, ma che è necessario un attimo rivedere. Le variabili categoriche possono essere nominali e non hanno un ordine intrinseco tra le categorie. E quindi variabili categoriali o categoriche semplicemente sono delle variabili che classificano gli individui del dataset secondo delle determinate caratteristiche. Esempi: colore degli occhi, blu, verde, marrone, o il genere, maschio, femmina, altro. Chiaro che non sono ordinabili, sono semplicemente delle categorie diverse. Siamo capaci di distinguere diversi gruppi di individui, diversi gruppi di unità statistiche a seconda delle caratteristiche rispettate, ma non sono ordinabili. E poi chiaramente nelle variabili categoriche abbiamo anche le variabili ordinali, che hanno un ordine naturale tra le categorie. Quindi siamo sempre nell'ambito di variabili categoriali, questa volta sono ordinabili, tuttavia le differenze tra le categorie non sono uniformi o quantificabili. E ti fa questo esempio, quindi livello di istruzione, ad esempio il diploma, la laurea, il master e il dottorato, chiaro che c'è una sequenza. Ok, e quindi sono ordinabili. Puoi mettere l'una dopo l'altra. Però, come fai a quantificare la distanza che c'è tra il diploma e la laurea, tra la laurea e il master e il dottorato? O ad esempio in una competizione dove il primo arriva primo, il secondo arriva secondo e il terzo arriva terzo, ma quanto tempo dopo il primo è arrivato il secondo e quanto tempo dopo il secondo è arrivato il terzo? Non c'è dato saperlo e chiaramente sono comunque primo, secondo e terzo, sarebbero comunque primo, secondo e terzo, non cambierebbe nulla. Però, appunto, le distanze tra le categorie sono non uniformi o non quantificabili. Ok? Questa è
la prima classe di variabili, variabili categoriche. Poi abbiamo le variabili cardinali o numeriche. Ecco, attenzione, come vedi prima, non avevamo delle variabili propriamente numeriche. Ok, molto spesso è blu, verde, marrone, maschio, femmino, altro. Chiaro che poi io posso codificare le variabili, nel senso che posso assegnare 1 a blu, 2 a verde, 3 a marrone e poi all'interno del mio dataset quindi mi ritroverò con 1, una serie di 1, una serie di 2, una serie di 3. Però non sono variabili naturalmente numeriche, ok? Le variabili categoriche. Mentre le variabili cardinali, dette anche numeriche, lo sono e si distinguono in variabili discrete che assumono valori distinti e separati e spesso rappresentano conteggio. Quindi abbiamo numero di studenti in una classe, numero di auto in un parcheggio. In questo caso le variabili spesso e volentieri sono degli int, sono degli interi, variabili interi non con la virgola. Oppure continue, quindi possono assumere qualsiasi valore in un intervallo continuo e spesso includono valori frazionari o decimali, l'altezza delle persone, la temperatura, il peso. Quindi, Ok, questa è soltanto la parte 1 del video, la parte 2 la faremo uscire tra qualche giorno. Se però nel momento in cui tu stai guardando questo video la parte 2 è già uscita, cliccaci, corri e vai a vedere anche la parte 2 del video. Se non fosse uscita, mi raccomando, clicca la campanella e iscriviti, così quando uscirà riceverai direttamente una notifica. A presto!